Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere una ricetta per una torta di mele buonissima e furba perché ha pochissimo impasto e tantissime mele, in questo modo diventa anche una torta più light rispetto alle tradizionali torte di mele, infatti ha pochissime calorie e è squisita. È anche molto molto semplice da preparare, quindi anche se avete poco tempo è perfetta come ricetta, io direi di iniziare subito. Vado a mettere in una ciotola la farina, sto utilizzando la farina tipo 2, potete mettere anche quella integrale, aggiungo l'olio, le uova, lo zucchero, il lievito per dolci e il latte, potete utilizzare il latte che preferite, vanno bene tutti i latti vegetali e iniziamo a mescolare bene con una frusta. Quindi vedete che preparare l'impasto è semplicissimo, basterà mischiare tutti gli ingredienti. E voilà! Adesso non ci rimane che tagliare le mele, le sbuccio. E vado a tagliare la mela a fettine sottilissime. Questo è un po' il segreto infatti di questa torta, perché le mele dovranno diventare quasi invisibili, quindi si amalgameranno perfettamente all'impasto. Vado a mettere le fettine di mela in una ciotola bella capiente perché il segreto di questa torta è fare amalgamare bene le mele all'impasto. Quindi per farlo utilizzo una ciotola grande e adesso vado a versare appunto l'impasto. Come vedete è semplicissima da fare e adesso mescoliamo benissimo. Possiamo versare tutto in una teglia che io ho già oliato e infarinato. È una torta che non viene molto alta, rimane abbastanza bassina, quindi vi consiglio di utilizzare uno stampo non troppo grande. Questo perché c'è poco impasto, però vi garantisco che è squisita. Livelliamo tutto bene. Inforniamo a 180 gradi per circa 30 minuti. La torta è uscita dal forno, io l'ho lasciata intiepidire qualche minuto e questo è il risultato, è stupenda. Ve ne taglio subito una fettina per farvi vedere anche l'interno. Guardate quanto è bella! Essendo così ricca di frutta, come vi dicevo all'inizio, è molto meno calorica rispetto ad una torta tradizionale. Infatti ogni porzione ha meno di 100 calorie. Per rendere questa torta ancora più particolare, potete mettere all'interno, al posto dello zucchero, della marmellata di limoni. Se la trovate infatti ci sta benissimo e renderà la torta profumatissima. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!